Solo inaugurazioni, passerelle e tagli di nastri, ma con il sindacato l'ASL rifiuta il confronto. Così la CGIL Funzione Pubblica la settimana scorsa in conferenza stampa per denunciare, tra le altre cose, il malfunzionamento dei reparti a causa della mancanza di personale. A distanza di giorni, la direttrice generale Maria Morgante replica, sottolineando che la CGIL è sempre stata convocata agli incontri e aggiungendo che la carenza di personale è aggravata dai prepensionamenti di quota 100. Noi non tagliamo nastri tanto per il piacere di tagliarli. Certo è che stiamo vivendo un momento di difficoltà per quelle che sono appunto la presenza del personale dovuta appunto alla quota 100. Molti infermieri, molti operatori sociosanitari vanno in pensione, ma tutte le figure professionali in questo momento basta pensare che il giorno 13 di aprile abbiamo pubblicato forse più di 20 delibere di collocamento a riposo, quindi non è un fatto legato alla mancanza di personale perché l'azienda non mette a disposizione. Stiamo facendo tutte le attività per l'assunzione di nuovo personale, ma va da sé che nel momento in cui assumiamo c'è tanta gente che va in pensione. Naturalmente il piano triennale della programmazione personale l'abbiamo pubblicato e stiamo ponendo in essere tutti gli atti necessari affinché almeno una parte di quel personale che va in pensione venga sostituito. E quindi naturalmente le difficoltà e gli affanni in tutti i reparti ci sono, ma come ci sono d'altronde anche sul territorio.